Stasera sono in compagnia della signora Maddalena Grattacaso, vero? Sì. E dove siete, signora? Sono nata qui a Seude, ma abito a Ciampino, a Roma. Ah, quindi abito a Roma. Benissimo. La signora Maddalena ricorda una preghiera antica che addirittura le ha insegnata la bisnonna. Sì. Come si chiamava la vostra bisnonna? Annunziata, Annunziata. Chissà più o meno di che classe poteva essere la bisnonna. Io ero piccola, è morto che io avevo 18 anni. C'aveva 96. Vogliamo dire pure voi di che classe siete? Cioè, mica mi posso nascondere. Io sono del 39. Mia nonna, la mia bisnonna, quando è morta io avevo 16 anni. Cambato c'aveva 97-98 anni. Era dell'Ottocento. La metà dell'Ottocento. Metà Ottocento, sì. E c'era tutte le sere dovevamo dire la preghiera che ci aveva insegnato lei in dialetto. Che facevate? Quando andavate a letto? Andavamo, salivamo le scale, ognuno aveva la sua cantela perché andavamo. Perché non c'era la luce, non c'era l'elettro. E lei diceva sempre questa preghiera. Andiamoci a Curca, a Quattancio ne troviamo, quattro capo, quattro pizze, in pienza ci sta Gesù Cristo. A fianco c'è lo Spirito Santo, in Piero Rulietto lo paradiso aperto. Dietro la porta una bella croce forte, in mezzo alla via la Vergine Maria che ci guarda la notte e il giorno quando andiamo a lavorare. San Francesco, monaco di Cristo, accompagnaci stanotte che non facciamo una male morte, accompagnaci domani mattina che non facciamo una male fine. Tutte le cose della Chiesa volesse confessate e comunicate alla Santissima Trinità. Ah, che bella, grazie mille. Prego. Davvero gentilissima, grazie.